Bentrovati amici, sempre qui su TV Sorrento alla scoperta del mio oroscopo tra amore, salute e lavoro. Iniziamo partendo come sempre a svelare cosa il fato ha riservato per i nostri amici dell'Ariete per questa settimana. Settimana memorabile, Marte entra nel segno e ci resta a lungo. Apre un'allegra sarabanda di eventi fortunati che seguono a breve. I nostri amici del Toro, avrete buone occasioni. Venerdì e sabato la luna in Toro placa ogni tumulto del cuore e ammorbidisce le tensioni. Bene in amore. Gemelli, affanni sul lunedì, ma rifiorisce l'energia. Si tratta di un segnale positivo in un orizzonte annuvolato. Per l'amore, la domenica. I nostri amici del Cancro, potrete contare su Venere e Mercurio, bene in pubblico e privato, ma comincia a calare l'apporto di energia. Batterete la fiacca. I nostri amici del Leone, le forze decollano. Nei primi giorni una sensibilità accesa rende godibili i contatti, da sorvegliare i livelli di aggressività. Il segno della Vergine, niente ragionamenti complessi o calcoli azzardati, possibili errori e equivoci all'inizio e fine di settimana. Per l'amore, sabato. Il segno della Bilancia, dovrete attrezzarvi in modo da parare il colpo di un cedimento di energia. Stress nervoso sui primi giorni, per l'amore, la domenica. Gli amici dello Scorpione, sono favoriti tutti gli impegni che richiedono ingegno vivace. Lunedì farete scintille, vi tocca il meglio di tutta la settimana. Il segno del Sagittario, segnerete il passo in molti campi, ma per il fiato prevista una bella impennata. Occhio al primo e l'ultimo giorno della settimana. Il segno del Capricorno, cominciate a sentirvi un po' lenti e pigri, meglio la solita via. Se cambiate all'improvviso le abitudini, resterete scombussolati. Il segno dell'Acquario, l'equilibrio è sufficiente, la sensibilità equilibrata, il cielo è in linea di massima orientato al bello. Per l'amore, la domenica. I nostri amici del segno dei Pesci, lunedì fantastico, la ricchezza di influenze benefiche è strepitoso e non facilmente ripetibile. Da martedì forse in lieve calo. Amici, anche questa settimana per l'oroscopo è tutto. Spero che siate soddisfatti di questi piccoli suggerimenti previsti dalle stelle per voi. Non resta che salutarci. Ci vediamo alla prossima, sempre qui su TV Sorrento con la vostra Effi. Ciao!